Un lungo corteo che dall'ex COFA, dove da qualche giorno sostano 300 trattori contro le politiche europee in merito all'agricoltura, arriva fino alla sede del Consiglio regionale a Pescara. Agricoltori, sindaci, studenti e bambini per un richiamo forte alla politica affinché venga difesa, dicono, la figura dell'agricoltore, vengono abbattuti i costi, valutato il Made in Italy e non penalizzato da nuove scelte alimentari. Chiedono certezze ai manifestanti e lo fanno con compostezza e consapevolezza che se si attueranno determinate scelte c'è il rischio che tante imprese agricole vengano chiuse con ripercussioni per le generazioni future. Ecco perché hanno manifestato anche gli studenti, i professionisti e i tecnici del futuro. Probabilmente una delegazione partirà alla volta della Marsica per cercare di incontrare il ministro Lollobrigida in visita in Abruzzo. Gabriele Di Clerico, viticoltore, parla della giornata di oggi. La mobilitazione di questa mattina è per l'agricoltura in generale, cioè su come è trattata l'agricoltura dall'Unione Europea, mentre invece a Roma siamo andati a parlare col ministro esclusivamente per parlare dei danni della peronospora. Ma stamattina siamo qui a Pescara perché non siamo soltanto per i produttori, cioè per noi che produciamo, ma siamo soprattutto anche per il consumo, cioè noi a tutela anche del consumatore, e soprattutto non siamo per noi, lo stesso che io ho 60 anni, ma siamo per i nostri figli, per come dovrà essere il mondo rurale, agricolo e di consumo, quindi di alimentazione, per i prossimi anni. E il corteo che ha sfilato lungo le strade di Pescara fino al Consiglio regionale ha avuto la solidarietà anche della marineria col suono delle imbarcazioni. Giovanni Marini, uno degli organizzatori. Ecco, siamo contro queste norme che l'Unione Europea ci sta mettendo, ci sta uccidendo, per gridare un aiuto, in primis il gasolio agricolo che non ci vogliono dare più per lavorare, non sappiamo come fare, e poi con la farina di grilli che ci vogliono far mangiare quando noi abbiamo un buon grano che sfama tutta l'Italia e basta anche per esportare, ma ce ne sono tanti di problemi, tipo carne sintetica, che quando noi dobbiamo chiudere gli allevamenti per poi mangiare carne fatte con la fotocopiatrice, cioè non esiste proprio, così stanno uccidendo il futuro dei nostri figli. A sostegno anche gli studenti, Maurizio del Cuppari di Alanno. Non è una rivolta per oggi, ma è una rivolta soprattutto per domani, per dare un futuro a tutti i ragazzi che stanno studiando agraria e stanno imparando che cosa significa coltivare e che cosa significa appunto l'agricoltura.